Il 24 abbiamo due pezzi di storia della musica, della canzone d'autore italiana. Edoardo De Angelis, che è un cantautore riconosciuto anche per essere stato produttore di De Gregori, Sergio Endrigo e tanti altri, collaborato con Mezza Italia Musicale, e l'altro è Paolo Capodarco, anche lui è cantautore, autore di musiche per il teatro, è autore di musiche per bambini, è conosciuto fra l'altro per essere stato per tanti anni il chitarrista di Claudio Lolli. Allora, loro due che si sono incontrati recentemente, non avevano collaborato prima ad un progetto comune, si sono incontrati e hanno pensato che quest'inverno vogliono fare un concerto da portare in giro, e vengono a fare l'anteprima di questa cosa qua nel Castello di Saputo a Cleto.